Il caglio di maiale è il simbolo dell'unicità del pecorino di Farindola in Abruzzo, dove ogni forma assume il nome della donna che lo produce, secondo un'antica arte casearia che si tramanda di madre in figlia. Ora andiamo in Abruzzo ad assaggiare un pecorino preparato esclusivamente da donne. Antonio Silvestri. Il nome della donna che lo ha prodotto è scritto sull'etichetta del pecorino. Quello di Farindola è comunemente conosciuto come il formaggio delle donne perché sono loro che si dedicano alla caseificazione. Siamo sul versante pescarese del Gran Sasso e questo pecorino si produce soltanto in 9 comuni, dei quali 3 in provincia di Teramo. Agli uomini il compito di badare al gregge, alle donne quello di produrre per l'impegno particolare che ci mettono. Un po' più di attenzione, un po' più di amore nel farlo, nella lavorazione, quindi solo per questo penso. Ci dividiamo il lavoro oppure facciamo insieme sempre le stesse cose, però il formaggio viene fatto sempre dalle donne, esclusivamente dalle donne. La tradizione è consolidata, ma dietro ad ogni forma c'è un lavoro assiduo e giornate ritmate dalle necessità di accudire il bestiame e lavorare il latte della mungitura del mattino e di quella del pomeriggio. Sveglia, diciamo, l'inverno non tanto presto, verso le 7. L'estate un po' più presto perché c'è anche da seguire la parte della fienagione e tutto il resto. Dopo si va negli animali, si fa la mungitura, si mette da mangiare. Dopo si riporta il latte qua nel caseificio e mia madre pensa a fare il formaggio. Ma insieme alla peculiarità di chi lo produce, questo formaggio presenta anche una caratteristica unica che conferisce un gusto particolare. L'unico formaggio al mondo fatto con il caglio di maiale ed è una caratteristica importantissima perché questo caglio conferisce degli aromi e dei sapori particolari. Il consorzio ha cercato di alleviare da parte dei produttori l'onere della promozione, che è una cosa per loro piuttosto difficile, impegnati con i greggi, con il lavoro nei campi e con la caseificazione. La nostra idea è stata quella di dare loro una mano nella promozione del prodotto e attraverso il prodotto soprattutto nella promozione del territorio. E il pecorino si può dire sia una delle punte di diamante del territorio, un gioiello dell'agroalimentare che concorre insieme ad altre eccellenze come l'olio extravergine, che peraltro viene anche applicato sulle forme, o il vino, a identificare un'area ben precisa tra il Gran Sasso e la Maiella. Questo network di sapori è uno dei progetti per concorrere ad un sistema integrato di qualità, obiettivo del gruppo d'azione Terre Pescaresi, società misto pubblico-privata per la promozione dello sviluppo sostenibile.